Alessandro Manzoni nasce a Milano nel 1785. I primi anni di collegio lasciano in lui un ricordo del tutto negativo. Ehi tu, sei parte... devi crescere, ok? Ok, lo farò crescere. Bene, ti porto con me. Lui amava leggere i libri, piaceva lettera, tua, francese, illuministi francesi. Oh, a me piace francesi, a me piace soltanto bene. Nel 1815 Alessandro Manzoni si trasferisce a Parigi, dove la sua mamma viveva. Purtroppo, prima del suo arrivo è morto. Oh no! Il suo compagno di sua mamma è morto. Lui e sua madre sono rimasti molto tristi nel 1820. A Milano Manzoni scrive il suo libro più creativo, I Promessi, che ha avuto tanto successo. È morto! Alessandro ha studiato della lingua italiana. No. Ricordiamoci, in Italia solo la lingua letteraria ha uno statuto riconosciuto sul piano nazionale. Lui aveva scelto la lingua fiorentina ma semplice. Io vi dichiaro marito e moglie, puoi baciare la sposa. Non accadrà, pappagallo. Sì. Andiamo. Mash mi lì, sei ma mash mi spero.